Molte attenzioni sono ovviamente concentrate su Di Maria. Tripletta per lui nell'ultimo match. Sfida che sta per cominciare, mettetevi comodi. Appassionati di grande calcio, benvenuti, gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi. Pierluigi Pardo e Lele Adani vi augurano buon divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Ultimi 90 minuti prima della fine della stagione. Si sfidano oggi Minnesota United e Orlando Pirates. Per entrambe questo è l'ultimo giorno di scuola. Si chiude il loro campionato, immagino ci sia anche voglia di congedarsi dai propri tifosi con una prestazione all'altezza di questa splendida cornice di pubblico. L'ideale sarebbero i tre punti per darsi poi appuntamento felici e contenti alla prossima stagione e buone vacanze. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. 4-3-3 il loro modulo di partenza, con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Ospiti che si schierano in campo dal primo minuto con questi 11. Partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Comincia così la partita. Attenzione a Cristiano. Occhio a Cristiano. 1-0, partenza lanciata per loro. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Intercetta il pallone. Ha spazio davanti a sé. Hanno rischiato ma sono riusciti a recuperare il pallone. Non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Nella scorsa giornata hanno trovato l'obiettivo che si erano prefissati e oggi vorranno solo festeggiare la promozione. Pier, qui può far male? Dice di no con questo intervento. La mette in area. Non la tiene Neuer, attenzione. Tentativo respinto ma non allontana. Efficace l'intervento del portiere. Corner battuto in mezzo. Calcio d'angolo battuto male. Lewandowski. Si è parlato molto di lui sui giornali e in televisione prima di questo match. Si erano rincorse le voci sul suo possibile ritiro e ci ha pensato lui stesso a fare chiarezza confermando l'intenzione di lasciare il calcio giocato a fine stagione. È arrivato anche per lui il momento di dire basta. E sicuramente questa è la scelta più difficile da prendere per un calciatore. Dopo una vita di sacrifici, allenamenti, partite,
vivi fuori di casa, lasci un mondo che ti ha regalato comunque dei momenti indimenticabili per tornare alla vita normale. Avrà fatto le sue considerazioni e ritenuto che questo è il momento giusto per uscire di scena. Attenzione alla palla buona in area! Occhio! C'è la respinta del portiere, occhio, l'azione non è finita. Il difensore è un muro su questo tiro. È di nuovo sulla traiettoria, un portiere aggiunto. Attenzione a Lewandowski. Tiro respinto. Occhio a Lewandowski. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Palla che rotola via. Può metterla in area. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. Di Maria, certamente fra i più attesi di questo match. Starebbe pensando se... Occhio per questa occasione, Entra sul pallone, sventa il pericolo. Va via, c'è campo per lui. E c'è il gol. Due reti di vantaggio adesso, non si vogliono fermare. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha quindi concluso sul palo del portiere Lewandowski e ha fatto centro. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Va con il possesso palla. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. L'arbitro non ha avuto dubbi e ha dato il giallo. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Colpo di testa che stava per trovare il bersaglio, conclusione solo leggermente larga. E l'aveva colpita anche bene, la palla è andata di poco lato. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Vedi come si divertono quando giocano, continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la difesa. Super Neuer su questo tiro! Occhio al pallone in mezzo. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Hanno spazio per andare in contropiede. C'è spazio per Di Maria sulla fascia. Cerca fortuna al centro. Arriva il fischio dell'arbitro ed è rigore. L'arbitro tira fuori anche il cartellino giallo. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. La rincorsa di Lewandowski. Rigore parato a Lewandowski. Grande riflesso del portiere che riesce a intercettare il penalty. Pallone in mezzo. Crossa verso il centro. Girata di testa che non crea problemi al portiere. Anche difficile pensare di segnarli in questo modo, Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Era fra i più attesi Cristiano Ronaldo e anche questa volta non sta deludendo le aspettative. I numeri non mentono, il campo dice la verità. Ha impegnato più volte il portiere e ha segnato anche un gol. Se prende fiducia sono dolori per la difesa. Stanno facendo parecchio fatica a prendergli le misure. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Palla recuperata, azione interrotta. Cristiano Ronaldo porta palla.
con questa palla e punta alla porta. Palo, si continua a giocare, non si fermano più, eccolo il gol del più 3, la festa si avvicina. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Ora conducono per 3-0. Tocco interessante in verticale. Occhio all'avanzata. Cross in mezzo. Sicuro, Neuer sventa il pericolo. Ronaldo. Recupera palla con un contrasto deciso, va corretto. Bravo qui a smarcarsi. Azione da seguire. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Possono recriminare contro la cattiva sorte per l'occasione di poco fa. Il legno ha evitato un gol che sembrava già fatto. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Gran pallone di Cristiano. Intervento pulito sul pallone, minaccia sventata. Pallone che è uscito, l'arbitro assegna la rimessa dal fondo. Si preparano al cambio. Recupera palla e interrompe l'azione. Si fa saltare troppo facilmente. E c'è il palo! Cambi da una parte e dall'altra. Palla messa in mezzo. Grande super Neuer su questo tiro. Cristiano Ronaldo. Supera facilmente il difensore. Prego, questa palla con questa scivolata efficace. Mi chiedono la linea, è cambiato qualcosa nel match dell'Hellas, andiamo a sentire. Prima rete del match per l'Hellas Verona. Si sblocca dunque il match 1-0 quando siamo giunti al 73esimo. Grazie. Intervento ruvido ma corretto. Cristiano. Palla buona per CR7. E c'è la rete che allarga ulteriormente, porta più 4. Questo è il replay dell'azione di prima. Ha eluso il pressing avversario trovando il gol con grande caparbietà e determinazione. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Occhio al pallone filtrante. Palla persa, attenzione! Da lì può crossare. Va per vie interne.
e c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Ancora 5 minuti da giocare. A tempo e spazio per crossare. Occhio Di Maria. E il tiro finisce sulla traversa. C'è campo per andare, attenzione. Palla in verticale sull'attaccante. Palla gol importante. Che intervento di Neuer, da lì vicino. Occhio al tocco in mezzo. Ribatte il difensore. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Un successo strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Il solito Cristiano Ronaldo, anche oggi un vero e proprio incubo per la difesa avversaria. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.